Anche il sindaco di Cagliari, Massimo Zeda, non poteva mancare all'appuntamento di Sinnova. Quali sono le innovazioni, le start-up che più l'hanno colpita? No, non posso dirlo. Sono tante, sono tantissime, anche perché sono 130. Spaziano poi in tantissimi campi, quindi ognuna nel proprio settore è un'eccezionalità, un livello di innovazione altissimo. Ovviamente per quanto riguarda le start-up sono loro che mi fermano e mi contattano soprattutto per quel tasso di innovazione da aggiungere alla pubblica amministrazione o agli interventi sulla città, molti ad esempio sul risparmio energetico gli interventi col verde, tutto ciò che è reti tecnologiche e adeguamento della città all'innovazione tecnologica. Ovviamente quelle sono le questioni che più sono attinenti al comune e all'istituzione. Poi ci sono poi tantissime altre molto 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 belle, interessantissime. È molto bello anche questo spazio adibito a una manifestazione che accorpa appunto vari settori. Eh sì, molto bello, bello lo spazio, tanta gente, tantissimi giovani, e quindi una bellissima manifestazione riuscita come ogni anno. Cagliari in che modo si prepara a recepire questa innovazione? Abbiamo visto, abbiamo parlato di verde, Cagliari adesso sta facendo tanto. Sì, tanto Cagliari sta già facendo proprio con start-up, con imprese locali che si propongono. Un esempio è il CTM che sull'innovazione tecnologica sta facendo tantissimo. L'altro aspetto è sul telecontrollo, ad esempio, dell'acqua dei contatori. Ancora sul risparmio energetico, sia negli edifici che nelle strade, sull'illuminazione intelligente, i pali della luce che possono ospitare più funzioni nello stesso palo, la dematerializzazione dei documenti e le procedure informatizzate, il verde, sperimentazioni di verde con interventi in città, e poi ovviamente aiutare anche le imprese, le giovani imprese con l'eliminazione della burocrazia e con incentivi di microcredito e de minimis pensati per le start-up. Stanno andando benissimo. Stanno andando molto bene, abbiamo dati molto buoni e in proporzione migliori anche di tante altre realtà di grandi città d'Italia. Grazie. Grazie a voi. Buona giornata.